23.341 in un giorno, Le visualizzazioni del video sta spopolando. Willer Gordon, un ex comunista, un ex di tante... Aspetti che mi metto in posizione, se cominciamo. Ecco. A proposito, il libro soprattutto, perché io poi su queste cose, se non il mio editore mi schierà. Willer Gordon, un ex comunista, un ex di tante sigle partitiche, viene considerato l'uomo della casta e appare sul blog di Grillo. È evidente che ho fatto parte di un sistema dei partiti. Penso dignitosamente, ma cambia poco questo, perché io ho fatto una scelta 4 anni fa, per adesso più unica che rara, e me ne sono andato. Punto. E adesso faccio l'imprenditore. Io non sapevo nemmeno se sono sincero di fare il passaparola quando sono stato a registrare, pensavo che fosse un'intervista normale per pubblicizzare il libro e via discorrendo, ma quando me l'hanno detto sono stato contento, ovviamente, so bene che è un calma. Tutto qua, non c'è nessuna ideologia di alcun tipo. Lei esclude che vuole salire su questo carro dei vincitori del movimento per fini politici? Ma perché poi non, io ho già dato, ho fatto, stiano tutti tranquilli. Non ho alcuna intenzione di ritornare a fare politica, nemmeno sotto tortura. Quindi questi commenti come li giudica? Il fatto che lei è considerato l'uomo degli inciuci, che ha sorretto il governo Prodi, D'Alema, Amato, che ha fatto parte insomma di un sistema politico che ha distrutto l'Italia. Che vuol dire l'uomo degli inciuci? Approfitto per dire che ho letto anche cose un po' inverosimili sul fatto che io avrei, non si sa bene, quanto brigato per far cadere Prodi, si è tirata fuori nuovamente la storia di mia moglie, che non c'entra assolutamente niente, lo dico perché, come dire, non so più cosa fare, ne ho fatte di querele tantissime. Il nome di sua moglie, per capirci, è stato citato nell'intercettazione tra Innocenzi, ex dell'Agicom, componente dell'Agicom, e Sacca. Cioè, diamo un posto alla Ferraiolo, Rosa Ferraiolo, la moglie di Bordon, che così otteniamo un voto e facciamo cadere il governo Prodi. Non c'è mai stata nessuna mia telefonata per favorire mia moglie, nessuna telefonata di mia moglie, anzi, mia moglie non solo non ha accettato di fare le parti che le venivano proposte, ma ha lavorato solo 2 volte in Rai. C'è una tale rabbia oggi nei confronti di chiunque sia stato protagonista della politica negli ultimi 20 anni, che la reazione la consiglio perfino giustificata. Guardate che se non fate presto qualcosa, vi verranno a prendere a casa. Ormai la rabbia sta montando ad un livello incredibile. Io mi trovo spesso con delle persone che mi riconoscono, mi chiedono, si ricordano che per fortuna che mi sono dimesso. Il primo momento la dice, ma lei, no, lei si è dimesso, no, bravo, bravo, bravo. Di solito dicono che io anticipo gli avvenimenti e ci azzecco. Io sono totalmente convinto che il prossimo anno si sia a votare il primo partito, non il secondo partito, sarà il Movimento 5 Stelle. Lei dà qualche possibilità ai sistemi, ai partiti? Si possono salvare in qualche modo, se fanno qualche gesto concreto, oppure già li dà per morti? Guardi, le farò una risposta lunghissima e articolata, no.